Esiste il rischio di un progressivo smantellamento delle strutture regionali di distribuzione e produzione di Enel in Umbria, è quanto denunciato dai rappresentanti dei sindacati Fly CISL, Wilcem Will e Filcem CGL, Maurizio Ottaviani, Doriana Gramaccioni e Andrea Calzoni durante l'audizione in seconda commissione svoltasi a Palazzo Cesaroni. Il progetto di ristrutturazione di Enel, è stato spiegato, prevede tagli pesanti con la riduzione da 3 a 1 delle zone e da 7 a 4 delle unità operative con la perdita dell'ufficio di coordinamento di Perugia. Al termine dell'incontro la commissione presieduta da Gianfranco Chiacchieroni ha deciso di predisporre un documento da inviare alla presidenza della giunta regionale affinché le sollecitazioni dei sindacati vengano tenute in adeguata considerazione durante il confronto con l'amministratore delegato di Enel. Di particolare importanza infine l'aspetto della produzione, con la centrale di Pietrafitta che viene utilizzata per pochi giorni all'anno e quella a carbone di Bastardo che sarebbe destinata alla chiusura alla fine del 2023.